Amiche, ciao amici, bentrovati e bentornati nel mio canale. Un bacio grande da Patrizia. Allora, oggi lavoriamo sulle labbra. Dunque, sulle labbra, come si lavorano le labbra per rimpolparle, per prevenire la formazione delle rughe e per combattere gli anni che passano? Con il passare degli anni avete notato che le labbra si riducono, quindi perché l'intervento alle labbra per ingrandirle è uno dei più richiesti? Perché le labbra invecchiano e con la mimica facciale, con i muscoli perennemente in tensione, questi sono tra i muscoli che utilizziamo di più nella nostra vita per parlare, per mangiare, per fumare. Sì, quindi con il passare degli anni il muscolo fa questo, no? Si ritrae. E le labbra si assottigliano, vanno in dentro, quindi noi con il massaggio possiamo aiutare le nostre labbra a mantenere sempre una forma più piena. Riattiviamo la circolazione, quindi le renderemo anche più turgide, più colorate, più rose e insomma contrastiamo gli anni che passano. Un consiglio che vi posso dare è quello di stare attenti alla mimica delle labbra, spesso sulla bocca, sulla parte, insomma, questa qui bassa del viso, noi scarichiamo tantissima tensione, quindi non fare, cercare di controllare le mosse, no, queste qui, non fumare, ovviamente il fumo è terrificante, proprio il gesto di tenere la sigaretta in bocca e poi facciamo il massaggio, che è un massaggio che rilassa tutta questa muscolatura. Allora, mettiamo un po' di olio e cominciamo con le dita V a farle scivolare in questo modo tra le labbra. Questo serve sia a rimpolparle sia a liftare gli angoli esterni verso l'alto. Il viso è tutto collegato, quindi io comunque vi consiglio, i muscoli del viso sono tutti collegati, le aree sono tutte collegate. Quando volete insistere su una zona perché avete un problema più evidente, non vi limitate, io ora non dovrei parlare, non vi limitate solo a quella zona, ma lavorate anche la zona intorno, e cioè il mio problema sono le labbra, ok? Ci dedico più attenzione, ma lavoro anche le guance e la parte bassa del viso e la mandibola, ok? Perché comunque i muscoli si innestano uno sull'altro, sono collegati, sono vicini e è tutta un'impalcatura. Quindi, dopo aver fatto questo esercizio a V sulle labbra, facciamo questo lungo tutta la mandibola, sempre tirando su, eh? E lo facciamo un po' di volte. Ok, adesso un esercizio, ve lo spiego prima e poi ve lo faccio vedere, per rimpolpare proprio le labbra, per avere quelle belle labbra carnose, è questo. Dobbiamo con sempre il pollice e l'indice prendere le labbra e fare tutto un massaggio fino agli angoli esterni. Anche questo serve a sciogliere molto la tensione, ha scattato un allarme, mi dispiace. Poi lavoriamo le rughe naso-labiali. Ok, io spero che questa piccola demo vi sia piaciuta. Sono esercizi semplici, li potete integrare in qualunque momento nella vostra routine giornaliera, anche quando fate la skincare, ad esempio. Grazie per avermi seguito. Un bacio al prossimo video. Ciao!